saluta la motonautica ed il campionato mondiale di Formula 2 con entusiasmo e tanto orgoglio. Dopo una settimana, quella appena trascorsa, che per la terza volta in 3 anni consecutivi ha catapultato la città adriatica con il suo splendido porto interno nello scenario mondiale delle competizioni nautiche, rilanciando prepotentemente le potenzialità di una città, di un territorio e dei tanti professionisti che ci lavorano. Il lungomare Regina Margherita si è così trasformato, come di consueto negli ultimi 3 anni, in un palcoscenico naturale per ammirare i bolidi in azione nello specchio d'acqua del porto interno. Di più, perché il paddock, villaggio stanziale dei team arrivati a Brindisi con numeri che hanno impressionato per la portata dell'evento, 34 piloti in rappresentanza di 15 paesi del mondo e 3 categorie di bolidi in acqua, quella dei giovanissimi della GT15 e poi F4 e l'attesa F2. La splendida cornice, utile a completare uno straordinario spettacolo, è quindi il contorno di quello che succede in acqua ed è così che nella 2 giorni conclusiva del weekend motonautico partono le 3 manche del campionato italiano di GT15. Sul podio, dopo le gare in acqua e la terza gara, Massimiliano Testa, seconda piazza per Leonardo Garofalo e terzo gradino del podio per Luca Reale. Massimiliano Testa! Due manche suddivise tra sabato e domenica anche per la F4 che hanno fatto da apripista alla F2. Deve fare attenzione all'istro, adesso poi al Testa dall'inizio alla fine della competizione il pilota italiano Alberto Comparato, appena 17enne e campione del mondo in carica, che in gara ha tenuto la prima posizione fino a quando i giudici non hanno estratto la bandiera rossa per un incidente senza conseguenze di un altro pilota. Gara sospesa e risultato valido per il superamento del 70% dei giri previsti. Per l'azzurro è il gradino più alto del podio. A seguire i finlandesi Risto Lindström al secondo posto e Anton Nyholm per la terza piazza. Spettacolo vero, adrenalina pura e Brindisi all'altezza della situazione.
Wow.